Prego il Onda. turno. Allora, intanto noi stavamo discutendo anche col presidente industriale relativamente alla risposta da dare alla provocazione di Sposato. Vuole dare appunto, Ma sì, in buona sostanza, c'era l'apprendistato, queste tutele crescenti, in cosa si differenziano? Poi entriamo nello specifico per capire che consulenza viene data all'azienda a proposito. sì, bisogna dire che con l'introduzione dell'apprendistato non si è intervenuti sulla questione dell'articolo 18 e quindi sulla flessibilità in uscita, come si fa oggi con il contratto Però tutele l'articolo 18 abbiamo crescenti. capito e lo Questa è sapevamo già che più di tanto. sostanzialmente la Esatto. differenza, e quindi in qualche modo sono anche d'accordo, insomma, con la provocazione che viene avanzata. Non c'è una differenza o una rivoluzione da questo punto di vista, nel senso che uno strumento di ingresso flessibile esisteva ed esiste perché c'è ancora, ed è l'apprendistato che probabilmente deve essere migliorato, vista anche una certa farraginosità che ha, insomma, soprattutto per gli oneri che poi ricadono sul datore di lavoro, quindi sostanzialmente questa. Credo comunque che per quanto riguarda un datore di lavoro, avere maggiore certezza rispetto a quelli che possono essere i costi nel andare a licenziare alcuni propri dipendenti è comunque un fattore rassicurante per quanto riguarda la possibilità di investire con nuove soluzioni, sapendo che l'onere sociale di quelle persone non è tutto riversato solo sulle spalle dell'imprenditore, ma c'è un sistema di welfare che può prendersi carico delle persone che perdono il posto di lavoro, sapendo che il posto di lavoro che rimane lo stesso dal giorno in cui sei assunto al giorno in cui vai a pensione, purtroppo non Non esiste più. esiste più. A lei, Presidente. Ma a me pare che effettivamente. Cercando, la interrompo solo un secondo, Sì. cercando di fare quello che giustamente aveva detto anche il Presidente, cioè di rivolgersi anche ai piccoli Sì. imprenditori, perché il Presidente dell'Industriale mia volta diceva si rischia di fare anche male informazione, che noi cerchiamo anche di non fare, di far capire le cose a tutti, ai lavoratori, anche ai datori, però giustamente ci seguono tantissimi piccoli imprenditori artigiani a cui vogliamo anche spiegare le cose bene. Va là. Stavo esordendo esattamente in questi termini perché mi pare che il dibattito si stia orientando proprio in questa direzione, nel fare informazione corretta e puntuale. Ho apprezzato anche le puntualizzazioni fatte da Luciano Miotto in relazione alle sue assunzioni, cioè fatte dalla sua impresa, rispetto a una valenza informativa che è generale e che quindi non può essere standardizzata. La posizione evidentemente dell'ANCL, dell'associazione che rappresenta l'associazione dei lavoristi, perché raccoglie i consulenti al lavoro, ma anche commercialisti lavoristi ed avvocati lavoristi, in realtà, se vogliamo, è una posizione di terzietà. E riprendo alcuni spunti che sono stati forniti da chi mi ha preceduto, molto interessanti, e vedo di svilupparli. Intanto una prima considerazione che mi pare abbia introdotto Rota, se non vado errato. La contrattualistica di cui si tende a discutere è fortemente orientata al lavoro subordinato. In realtà, proprio per le caratteristiche della struttura dell'economia veneta, ma anche italiana, i contratti di cui si parla, che sono stati poi tra l'altro censiti dalle stesse parti sindacali con numeri che arrivavano ad essere 46, circa una cinquantina, enumerano anche contratti che col lavoro subordinato poco hanno a che fare, cioè sono contratti di lavoro autonomo. Le Questo classiche per partite dire. IVA, finte partite IVA, che Bravissima, poverine bravissima, hanno bravissima. avuto una tassazione del Perfetto. governo Renzi pesantissima, Perfetto, per cui. perfetto. Allora, ci viene da dire, sta benissimo, affrontiamo pure il problema dall'angolatura del lavoro subordinato. In realtà il problema è molto più ampio. Perché? Perché quei tipi di contratto non sono nati 5 anni fa, sono presenti nel codice civile da almeno una vita, cioè da quando il codice civile è stato approvato. Il problema è l'uso che se ne fa e i controlli che ne conseguono, proprio per dare una corretta interpretazione alla volontà contrattuale, la volontà di Luciano Miotto che decide di assumere un lavoratore che per lui ha le caratteristiche sia di professionalità sia di correttezza, la volontà del lavoratore che può ben essere anche convinto di dire no, da te Miotto non vengo a fare il dipendente, preferisco fare il consulente, preferisco fare quello che voglio. Fermo restando che la stabilità per come ci è stata tramandata dalla legge 300 del 70, quindi più di qualche decennio fa, evidentemente proprio per sviluppo generale dell'economia non è più possibile. E questo era un primo concetto. Cioè, però Presidente, quindi ci sono, oltre ai contratti a tutela crescente, oltre a questi intendimenti, lei sta dicendo dei contratti che, se scelti dal lavoratore e svolti in maniera adeguata e formalmente messi a punto in maniera opportuna, sono validi. Cioè, esistono, questo sta dicendo. Io Luigi sto dicendo sostanzialmente
che stiamo affrontando, si sta affrontando il problema in maniera parziale e per provvedimenti spot, quando invece la struttura economica e la struttura giuridica per gestire l'organizzazione aziendale in senso lato c'erano anche prima e si sarebbe potuto intervenire prima anche con agevolazioni come quelle che sta proponendo, ma in maniera molto limitata in realtà. Quindi bastava agire sull'aspetto economico. Esattamente. Allora, adesso arrivo a fare gli esempi e pongo però il secondo tema che secondo me è ineludibile. Pare che siamo in Europa, no? Allora, se giustamente, come dice Luciano Miotto, io devo produrre qua e ho dei concorrenti che decidono di produrre, che possono essere anche italiani che vanno all'estero oppure belgi che vanno in Cecoslovacchia, sì, e hanno dei costi che sono dimezzati rispetto ai miei, ma è ancora possibile che discutiamo di cedolino paga per cui se un dipendente da Miotto viene a lavorare da me deve studiare almeno 6 mesi per capire com'è composta la sua busta paga, dove trova il netto in busta, dove trova la trattenuta sindacale o quant'altro. Ditemi che non è vero, che per carità vi cresce il naso. Allora, la tematica sulla quale la mia associazione, unitamente all'associazione degli ispettori di vigilanza, ormai da un anno e più si era mossa, era quella del cedolino unico europeo. Perché Luciano Miotto ha perfettamente il diritto di sapere, poco o tanto, quanto gli costa un dipendente, quanto va a corrispondere al dipendente, quante sono le trattenute fiscali, quant'è la quota di contribuzione complessiva che l'azienda deve pagare e il dipendente di riflesso deve sapere quanto percepirà da però Luciano. Però non cambia nella sostanza, anche se avessimo questa grande chiarezza più o meno dopo te lo fai fare. Non è esattamente così. Perché a quel punto, quando le cose sono chiare, esatto, dice il governo, tutte attenzione, e due le parti sanno che scelte fare, sanno che tipo di contratto chiedere e ottenere, ci sarà un'adeguata verifica e adesso arrivo anche ad allargare, vengo a dare la risposta, diciamo così, se vogliamo, guardando un po' con la testa indietro, ma non rifiutando le migliorie che indubbiamente per più di qualche verso sta proponendo il governo Renzi, perché se si fosse voluto strutturare in maniera adeguata, facendo i controlli adeguati, la possibilità di andare a certificare i contratti per quella che è veramente la volontà contrattuale delle due parti, posto che appunto la tutela dell'articolo 18 è assolutamente minoritaria, c'erano le commissioni di certificazione. Certo. A Modena funziona benissimo e hanno siglato contratti, certificato contratti in numeri assolutamente rilevanti, come pure in provincia di Venezia. In realtà la commissione di certificazione è andata a macchie di leopardo. Presidente, in alcune province non è stata per fare un esempio, lui dice un contratto a progetto che nasconde, si può certificare. Certamente. Già esisteva questa norma, io non veniva usata. Perfetto. Questo è dicendo. Cioè, arrivo a fare l'esempio. Se un dipendente, se un potenziale collaboratore di Miotto non volesse essere assunto perché ritiene di mantenere la gestione del suo tempo libero, perché ritiene di avere altre cose, chiaramente andrà a discutere con Miotto, prima ancora della parte economica, proprio le modalità organizzative della sua collaborazione. E dopodiché, una volta strutturato, una volta tagliato il vestito, lo si va a certificare all'inizio del rapporto, ma poi anche a verificare successivamente se effettivamente i rapporti sono rapporti distesi, regolari, genuine, sono stati regolarmente trattati oppure no. Però non è così facile per tutti i lavoratori, però, non tutti cioè, sono Miotto. Giusto per aggiungere un caso patologico che io ho vissuto, io ho avuto una ragazza che lavorava per noi, dipendente nostra, che seguiva la Russia, a un certo punto ha deciso di andare a lavorare da un'altra parte ed è impazzita per salutarci. Cioè, perché la legge italiana prevede che questa, per dire addio me ne vado, deve passare attraverso un sindacato. Ma da voi alla c'era CGL? Parla delle dimissioni. Io ho la conferma delle dimissioni. Ma questo non ha nulla a che fare col fatto che io sono, come ha scritto qualcheduno, l'azienda bianca leghista, tutta rossa come dipendenti, che poi io ne ho un terzo del fiume, ma gli altri due terzi abbondanti pare non siano necessariamente fiomme. Potremmo anche discutere su questa storia del fatto che io ho un terzo fiomme, però dico, ci sono dei lacci e il fatto che questa ragazza, dopo una collaborazione di 6 anni, decide di prendere e andare da un'altra parte perché ha trovato un altro lavoro, ha ragioni sue, si sta sposando. Mi sembra che questo sia rimasto con la riforma Renzi. Aggiungo anche una cosa. Ha ragione quando dice, aggiungo anche una cosa. In realtà, e di questo io do atto alla posizione di Rota,
È evidente che i vestiti bisognerà tagliarli sempre più vicini al soggetto che li porterà. Quindi la contrattazione, la contrattazione aziendale. Ma quindi resta importante la figura del sindacato? Ma certamente un sindacato propositivo, un sindacato attivo è utilissimo a queste dinamiche. Bisognerà però arrivare ad ammettere finalmente che l'articolo 1 della Costituzione non dice che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro dipendente. Dice che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, punto. Quindi sicuramente dipendente, sicuramente da tutelare in tutte le sue forme di lavoro dipendente, ma anche il lavoro artigiano, anche quello professionale, anche quello imprenditoriale. Certo. E allora qui faccio degli esempi in negativo, perché è chiaro che il nostro ruolo è proprio di fare i provocatori. No, non è possibile che la cassa integrazione in deroga, che prima era già riconosciuta ai dipendenti degli studi professionali, adesso venga negata. E vi porto anche degli esempi, e su questo chiedo anche il parere di Rota. Nel settore in cui opero io ci possono essere professionisti o studi associati che vengono qualificati esattamente come società professionali, in questo caso associazioni professionali professionisti. Il dipendente con la medesima qualifica che è dipendente dello studio professionale non potrà accedere alla cassa integrazione guadagni dal 1° di gennaio in deroga, mentre il dipendente della società di revisione, essendo di per sé una società d'impresa, avente la stessa qualifica, la stessa professione, lo potrà fare, certo. Ma è possibile? Sì. Aggiungo un'altra cosa, sempre per tirar fuori le cose che non vanno. Si decide di finanziare i consumi consentendo la distribuzione del TFR spalmato, spalmato diciamo, in rate mensili. Ma com'è possibile che venga tassato ordinariamente, certo, quindi con un peggioramento e addirittura facendo perdere le agevolazioni dell'ISE o la riduzione delle tasse universitarie? Allora, delle due l'una, o chi ha scritto la norma è un incompetente o vanno in cerca di somministrarci qualcosa che non vogliamo prendere, tipo l'olio di ricino. Esatto. Da tecnico la metto così. Oppure allora, spero che qualcuno abbia capito. No, voglio passare la parola naturalmente anche a chi ha una competenza ampia in questo settore. Prima però, siccome abbiamo parlato della cassa integrazione in deroga, io l'avevo lanciato all'inizio per capire se ci saranno ancora i finanziamenti, è un argomento che interessa tantissimi lavoratori. E per sapere il parere anche dell'assessore regionale Donna Zan, che doveva essere qui con noi, che non poteva intervenire, vediamo insieme l'intervista che abbiamo fatto poco fa, praticamente oggi pomeriggio, e sentiamo cosa ci dice al riguardo. Poi andiamo in pubblicità e riprendiamo il filo del discorso, passando la parola naturalmente anche a lei, Massari. Prego. Mi piace per alcuni aspetti il contratto a tempo indeterminato a tutte le crescenti, credo sia una buonissima cosa. Sono molto preoccupata della cancellazione di alcuni tipi di contratto perché avevano un loro senso. C'è una demonizzazione delle partite IVA e questo non mi piace per niente, sono stati molto penalizzati i professionisti. Dall'altra parte ritengo che una riforma del lavoro in questo senso dovesse essere fatta. Noi dobbiamo dare l'opportunità alle nostre aziende di trovare la giusta sintesi con il proprio lavoratore, c'è un interesse comune. Io voglio lavorare con te perché mi trovo bene, se questa cosa non funziona deve essere anche modo di liberare entrambi senza un giogo e senza per questo sventolare un tabù. C'è il problema che rimane, e quindi insomma è un po' l'effetto Renzi, che è l'effetto chiacchiera tante volte, che però insomma non sta vedendo quali sono i problemi gravi, gravissimi, sono quelli degli ammortizzatori sociali. Una riforma lì non è stata fatta, era quella più importante, anche per abbattere il costo del lavoro, perché oggi non ha senso tenere dei lavoratori in cassa integrazione, il che significa tenerli immobili, inattivi, altrimenti è lavoro nero ed è un'altra cosa molto grave, e dall'altra parte impedire all'azienda che magari ne ha bisogno, con costi un pochino ridotti, di riportarli al proprio interno. Ammortizzatori sociali che oggi in Veneto significano una mancanza di risorse pari a 89 milioni di euro, di persone che hanno tutto il diritto di avere quell'ammortizzatore sociale, perché magari da marzo, da aprile, che non percepiscono nemmeno un euro. E questo governo che fa i proclami forse avrebbe dovuto pensare prima alle cose più vere e soprattutto alle priorità. La priorità per me è che se si dice a un'azienda che ha diritto alla cassa integrazione, se si dice a quel lavoratore che può avere una percezione di ammortizzatore pur minima, questa deve esserci.